donna su 30 senza documenti. Due crisi cardiache venendo qui. Fammi girare. Dov'è l'altra? Era dietro di noi. Intanto manda il fax. I pompieri hanno dovuto usare la fiamma. Aiutateci. Che cosa abbiamo? Una donna sui 30, un incidente. E quello cos'è? Il piantone di uno sterzo. Dai, forza. Tenete fermo il collare. A posto. Chiama mio padre. Dimmi. Gomma scoppiata, salto di corsia e frontale con un fuoristrada. Pressione in calo. Attenzione. Il pericardio è bucato. Guidava? Sì, da sola. E l'autista del fuoristrada? Attento dietro, attento dietro. Adam Rutherford, 57, trauma toracico, respira male. Intubalo, mentre io qui. Cosa? No, non posso, lo faccia lei. Bloccala, fermalo. Dottor Shepard, questo non respira quasi più. Dottor Shepard, pressione 80 su 60. Ok, mi serve una siringa, grande. Tu, siringa da 50. Comprimi. Da 50, pupille? Ci siamo. Pupille. Siamo pronti, quando vuole, dottore. Com'è la pressione? 88 su 52, niente polso radiale. Lo so, hai il pericardio inondato. Altre band, tampona. Dov'è la? Eccola. Va bene? Sì. Dammi una mano. Bene così. Sta andando. Dottore, sta morendo. Tieni premuto. Basta, non c'è niente da fare. Pressione stabile. Stacca, è arrivato troppo tardi. Abbiamo fatto il possibile. Ora della morte, ore 8 e 15. Che pensi tu, Bob, a compilare il referto? Allora, emogas e cervicale. Va bene, dottore. Terapia intensiva, immobilizzata. Ti cercavo il dottor Wallace. Aiutami, vieni qui, ci ho parlato. Attento. Ballare alle mie nozze. Hai sentito? Tesoro, non ti sforzare, sta tranquilla. Che cosa ha detto? Che vuole ballare alle sue nozze.